breaking ideas, le idee dirompenti, ossia le idee esplosive, idee che possono cambiare il corso della storia. Che si tratti di innovazioni tecnologiche, di scoperte scientifiche o di produzioni di artefatti culturali, la domanda è: da dove vengono le breaking ideas? Dove si trovano? E come si fa ad averne? La risposta? Nessuno lo sa. Quello della produzione delle idee è un territorio estremamente affascinante, ma ancora totalmente misterioso. Nelle parole del filosofo Terence McKenna, l'atto creativo consiste nel gettare le reti dell'immaginazione umana nell'oceano del caos sul quale siamo sospesi, nel tentativo di pescare delle idee. Ebbene, a partire da questa metafora ittica, di matrice chiaramente neoplatonica, vorrei provare a distillare alcune possibili linee guida su come fare per pescare, per andare a pesca di breaking ideas. Ebbene, tanto per cominciare, pare che per pescare delle breaking ideas faccia bene dormire, ossia dormire bene, dormire anche a lungo, o fare dei pisolini qua e là. Ci sono innumerevoli storie di idee apparse in sogno, quasi più o meno compiute. Tra le varie storie, una delle mie preferite è quella del poeta inglese Samuel Taylor Coleridge, il quale ricevette in sogno, pressoché compiuta, la famosa poesia Kublai Khan. Dopodiché si svegliò, iniziò a trascrivere questa poesia, ma sfortunatamente qualcuno bussò alla sua porta proprio mentre stava per trascrivere il finale della poesia, e il finale della poesia è andato. Per cui le breaking ideas possono essere estremamente volatili, oltre che molto capricciose. Insomma, sta di fatto che dormire bene è sicuramente un buon suggerimento. Ma nell'oceano così paradossale delle breaking ideas vale, è vero, anche esattamente il contrario. Questo signore era Paul Erdős, un famoso matematico estremamente prolifico in tutta la sua vita. Ebbene, Erdős dormì pochissime ore per notte, probabilmente aiutato dalle ingenti dosi di caffeina che ingeriva quotidianamente, tanto che alla fine della sua vita arrivò a dire che un matematico è una macchina per trasformare caffeina in teoremi. E sicuramente non mancano nella storia delle idee riferimenti ad altre sostanze psicotrope utilizzate dagli uomini come esca per andare a pesca di breaking ideas, non solo nei campi, appunto, non solo utilizzate da artisti bohemien o da musicisti rock o hippie. Per esempio, questo signore è Kerry Mullis, questo simpatico surfista. Kerry Mullis vinse nel 1983 vinse il premio Nobel per la chimica per una famosa breaking ideas completamente rivoluzionaria chiamata polimerase chain reaction. Ebbene, Kerry Mullis nella sua biografia dichiara di aver avuto l'intuizione di questa scoperta assolutamente groundbreaking grazie all'utilizzo di acido lisergico. E questa, appunto, ci sono altri famosi premi Nobel che hanno dichiarato la loro affezione per questa sostanza psicotropa, tra i quali Francis Crick o l'altro famoso premio Nobel per la fisica, Richard Feynman. Insomma, quando si vince un premio Nobel si può dichiarare con molto candore anche di aver fatto uso di sostanze psicotrope illegali. Ebbene, un altro modo per predisporsi ad avere delle breaking ideas è quello di esplorare e di coltivare la cosiddetta serendipità. E cioè serendipità significa scoprire qualcosa mentre si sta cercando qualcosa di completamente diverso. È come successe a Cristoforo Colombo, navigando appunto alla ricerca delle Indie, e invece trovò, come tutti sappiamo, l'America. O un'altra famosa scoperta di natura serendipica fu la scoperta della dinamite da parte di Alfred Nobel, il quale appunto istituì l'omonimo premio e grazie appunto agli ingenti proventi della vendita della dinamite, ad oggi sappiamo tutti che il premio Nobel è uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo per le breaking ideas, letteralmente esplosive. E infine un altro degli argomenti a me molto cari quando si parla di concepire delle breaking ideas ha a che fare con l'idea di ars combinatoria, e cioè nel mondo delle idee le idee è bene farle colliderle, contaminare, remixare, come dice qualcuno, perché da queste connessioni non ovvie possono emergere appunto delle breaking ideas. Un esempio tra tanti è la scoperta, o meglio l'invenzione, della stampa di Gutenberg. Il signor Gutenberg riadattò una pressa da vino
per un oggetto appunto molto noto da molti anni, lo riconvertì per l'invenzione appunto della stampa, che è stata una breaking idea, anzi una meta breaking idea se vogliamo, perché da allora in poi la diffusione delle idee ha avuto sicuramente un'impennata. Un'ultima idea con la quale volevo chiudere questa carrellata è che quando si parla di breaking ideas, le breaking ideas sono sempre un processo collettivo anziché un processo singolo individuale. E cioè, sebbene chi concepisce una breaking idea in qualche modo prende il merito della concezione stessa, le breaking ideas nascono sempre in un contesto intellettuale, culturale e anche ambientale che permette appunto l'emergere di breaking ideas. Per cui quando si tratta di concepire delle idee nuove siamo tutti in un certo senso dei nani sulle spalle di giganti. Ma facendo questa carrellata di breaking ideas io provo sempre un grande senso di ammirazione, di riverenza nei confronti di questi giganti del pensiero e della creatività umana, quindi tutte queste idee possono essere ovviamente motivo di ispirazione, motivo di stimolo, ma al contempo possono creare una sorta di separazione, possono farci vedere questi personaggi come molto lontani da noi, proprio perché sappiamo che qui oggi probabilmente non sarà alto il tasso di premi Nobel vinti in questa sala, sebbene appunto il mio augurio per tutti voi rimane valido, ma allora come possiamo fare? Come può una persona di statura più ordinaria come me a relazionarsi alle breaking ideas? A questo punto vorrei proporvi una distinzione, e la distinzione è la seguente: breaking ideas con la B maiuscola e breaking ideas con la B minuscola. E cioè le breaking ideas con la B maiuscola sono quelle idee dirompenti che cambiano in modo permanente un campo di indagine. Quindi le breaking ideas con la B maiuscola possono cambiare un paradigma, possono rivoluzionare o addirittura aprire un nuovo campo di esplorazione, come per esempio il telescopio o le leggi della gravitazione universale o l'inconscio o i Pink Floyd, cose di questo tipo. Invece le breaking ideas con la B minuscola sono quelle idee, delle breaking ideas più del quotidiano, che ognuno di noi può concepire senza intento, senza intenzione di diventare famosi o di appunto di vincere dei premi. Quindi in qualche modo le breaking ideas sono una celebrazione al processo creativo individuale, soggettivo, personale nella vita quotidiana, per il puro piacere, appunto per il puro piacere stesso che nasce dal processo creativo. Quindi diciamo che concepire e lavorare sulle breaking ideas del quotidiano è una cosa assolutamente alla portata di tutti, oltre che assolutamente auspicabile per aggiungere ricchezza, significato e in ultima analisi aumentare la qualità della vita di ognuno di noi. A questo punto vorrei rivelarvi un segreto su come fare per aumentare la frequenza di breaking ideas nella vostra vita quotidiana. Ebbene, il singolo e più importante ingrediente per aumentare le breaking ideas nella vita quotidiana è coltivare il senso della meraviglia. Ormai pare essere un'idea abbastanza acquisita, abbastanza condivisa, quella secondo la quale coltivare il senso di meraviglia, il senso di stupore nei confronti della realtà è il singolo e più importante motore propulsore o catalizzatore per il processo creativo stesso. Generalmente con il tempo che passa il senso di meraviglia, una persona normale perde questo sguardo di stupore e di meraviglia, tipicamente infantile, ma la capacità di riuscire a mantenerlo e coltivarlo è la caratteristica principale degli individui altamente creativi anche verso la fine della loro vita. Come si può fare a muoverci in questa direzione? Prendo due consigli presi da Mihaly Csikszentmihalyi, una delle maggiori autorità in campo di breaking ideas, tratto da questo famoso libro chiamato Creativity. Ebbene, secondo Csikszentmihalyi, bastano due rapidi e semplici consigli che ognuno di noi può mettere in pratica nella propria vita. Il primo è quello di sorprendersi ed essere meravigliati da qualcosa ogni giorno. Per quanto possa sembrare semplice e lineare questo concetto, la vita quotidiana offre molteplici occasioni per meravigliarsi ed essere stupiti. Quindi la capacità di preservare quest'occhio, questo sguardo sul mondo che ci circonda è sicuramente una caratteristica nobile che può essere ovviamente allenata. Il secondo ingrediente, che fa da contrappunto al primo, è sorprendere una persona ogni giorno. Quindi prenderlo come esercizio, quello di inventarsi dei modi per sorprendere chi ci sta vicino, che sia un amico, un parente, un collega, è il secondo consiglio molto pragmatico per tenere desto e vivo e attivo questo senso di meraviglia nella propria vita.
Ebbene, in questo quadro si inserisce, si innesta anche il mio personale lavoro di Magic Experience Designer, e cioè il mio lavoro consiste nel creare dei contesti, dei momenti nei quali si possa appunto attivare la curiosità, e il mio lavoro consiste nel distribuire e dispensare delle dosi di meraviglia alle persone con le quali interagisco, eppure questa è appunto la natura del mio lavoro. E di recente io e il mio partner creativo Mariano Tomatis abbiamo deciso di rilasciare il cosiddetto codice sorgente, come ci piace chiamarlo, di questa disciplina della nostra Breaking Ideas, che chiamiamo Magic Experience Design, in questo libro chiamato L'arte di stupire, nel quale è una collezione a disposizione di chiunque voglia coltivare il senso di meraviglia nella propria vita e voglia creare dei momenti di stupore per chi gli sta vicino. Quindi in ultima analisi possiamo riassumere la ricetta per avere delle Breaking Ideas in modo molto semplice, e cioè: dormite bene, assumete le giuste vitamine e mantenete uno sguardo di stupore e di meraviglia nei confronti del mondo. Per concludere, vorrei a questo punto mostrarvi un'ultima idea, vorrei condividere con voi quest'ultima idea. Bene, questa, come tutti riconoscerete, è una lampadina, uno dei simboli più iconici e più noti di Breaking Ideas, e al contempo una Breaking Ideas in se stessa, che ha richiesto una lunga preparazione, molti prototipi, molti errori e tentativi prima di trovare la sua forma definitiva, compiuta e funzionante. Per cui il mio augurio finale per tutti voi per riuscire a concepire delle Breaking Ideas è più o meno questo. In effetti, piccolo rituale apotropaico per concepire delle Breaking Ideas è riuscire a perseverare e non perdere la pazienza, perché le idee non arrivano mai compiutamente nella loro forma definitiva, ma appunto sono frutto di un processo, e quindi in ultima analisi ci vuole appunto perseveranza, pazienza e soprattutto anche una gran bella dose di fortuna.